Tardissimo, ma ci siamo. È tardissimo, ma ci siamo. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Bentrovati su EveryEye. Chiedo scusa umilmente per il ritardo, ma non potevo fare altrimenti oggi. Chiedo venia. Ci siamo. Destiny 2, Forsaken, sempre sul pezzo, sempre qui a tirare il collo ai contenuti di Destiny 2. Siamo al reset settimanale che si è svolto qualche ora fa, 19. Reset settimanale con piccoli problemi, tra cui le pietre miliari di sabato che si erano resettate, poi non si erano resettate, qualcuno ce l'ha, qualcun altro non ce l'ha. Un casino. Sta di fatto che alcune cose ci sono da fare. Ci siamo lasciati con la sfida ascendente oggi pomeriggio sul mio canale, dove abbiamo portato a termine la sfida, top, sono molto felice di averla fatta subito, subitissimo. Detto ciò, noi oggi, questa sera, continueremo a fare le nostre pietre miliari. Naturalmente sarò a vostra disposizione per tutte le domande del caso su Destiny, livelli, quello e quell'altro. Insomma, già lo sapete. Noi saremo solo da contorno alla nostra interazione. In ordine, penso che farò gli assalti, il focolaio su Nessus e la taglia del ragno, la taglia del ragnone, e poi la città sognante, le ultime cose della città sognante. Finito ciò, spero di fare un bel balzo in avanti con il PG, spero di arrivare, che ne so, al 5:40. Regà, non lo so, qua siamo al procinto del venerdì, c'è il raid, è un gran casino, un gran casino. Questo sarà il programma, quindi saluto tutti intanto, ragazzi miei, voglio bene. Ciao Luca, ciao Montone, ciao Jacopone, ciao Tai, ciao Pertok, chi altro c'era? C'era John prima, c'era Lorammo o Iorammo, perdonami, non so se quella è una L o una I maiuscola, ma ti saluto lo stesso, ciao a tutti. Dunque, allora, smuto il party, siamo un pochino perché giustamente la sera ci gruppiamo tutti insieme, bella Piero, quindi ditemi voi che se c'è troppo casino, se c'è troppo casino muto qualcuno perché naturalmente le squadre sono da tre, ma secondo me fa bene averli anche in party perché loro sicuramente stanno facendo altre cose, quindi magari escono fuori informazioni che possono essere utili anche a voi, però ditemi voi, insomma, se c'è troppo casino me lo dite e io muto qualcuno, ma non penso che alla fine i ragazzi ormai li conoscete, raga, sono tutti belli tranquilli. Riciaone, bella Poschi, e il raid noi siamo tutti incasinati, casinati, incasinati. Dov'è il raid? Exo, il raid, quello vecchio, ti posso dire dov'è quello vecchio. Quello vecchio lo trovi su Nessus. Nessus, orbita di Nessus, qui in basso, Leviatano, trovi tutti e tre il raid completo, il covo e l'altro covo. Quello nuovo sarà sulla città sognante, ma ancora deve uscire. Questo DLC 40 sbleuri, come dice Jacopo. Dunque li smuto allora, siete pronti? Siete pronti. Buonasera. Buonasera. No, buonasera. Buonasera. Ho droppato un altro esotico in Gambit. Mamma mia, che schifo. Lo puoi buttare fuori, Mamma mia, cioè è prego. incredibile, c'è cioè, una quantità incredibile di esotici e Ma se tutti hanno 1 e 2, allora, io ho ma fatto una infatti premessa in qua, che live, ci faccio? signori. Ho detto, allora, in party siamo tanti, ma io non muto nessuno, quindi ci vuole ordine, perché ho detto, magari, siccome ci sono altri ragazzi che fanno altre cose, ho detto, magari ascoltarvi può dare qualche consiglio utile, no? Quindi io masci. Dimmi, Inizia uno a con caso, guarda, uno a inizia caso. con un consiglio utile su Destiny. Quello che hai detto Cosa prima, fai Masci? di Ah, no, quello non lo posso dire. No, vabbè, niente. Vabbè, spiegaci No, no, no. come si prende la cassa segreta nella città Oh. sognante. Ah, sicuramente non vi dovete mai gruppare con gente che poi davanti alla cassa vi riporta in orbita. Mai. No. Questo no, questo no.
Dunque, Dartek non c'è, quindi io parto senza arrivo, lui. Arrivo. Arrivo. Sì, qua c'è. Ok. Attenzione, un mantello. Vediamo com'è. Cenere ad arco. Bene. Arco, quindi ci dobbiamo mettere. Ma sì, tanto gli assalti sono tranquilli. Sì, sì, vabbè, chi se ne... Arrivo. Rubate il pad a quell'uomo. Ad arco, A chi vi riferite, Omashi? O a Dartek, che ha droppato esotico? Come sono rilassati i ragazzi, io mi aspettavo solo urla, bestemmie e casino. No, 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 i ragazzi sono sempre così, raga. No, siamo molto zen, molto zen. Dai. Cioè, ci sono appena state, non ti preoccupare. Omashi, almeno una poesia, che sono mesi che non ne dici una. È vero, cazzo, Omashi. È vero. Una poesia. C'avevi avuto quel momento di ispirazione, fatto, Massimo. Fammi una poesia su Mara. Eppure è nei momenti di cattività che il poeta, l'artista esce fuori. Sta riflettendo. Omashi è proprio il video dell'ascendenza nuova. Sì. È presente dove si apre il portale. Uh-huh. Se salti ancora più in su sopra il portale c'è il gatto. Ah, il gatto. Maledetti gatti. Io non sai che non ne ho preso neanche uno fino adesso? Sì, ci porto io a prendere gatti. Dove? Per strada? Ciabaratti. La gatta. Sandro la gattara. Con quella dei Simpson. La gattara. Non fate richieste strane, ragazzi. Ci urlate un desperato, mi chiedono. Più tardi. Hai avuto un mese senza internet, quindi molto catartico. Non ha partorito nulla il poeta, evidentemente no, raga. Comunque, punto di riferimento importante. Qualche verso. Oh, ma chi è che c'ha la nave rossa, raga? Fabio. Comunista. Fabio, di chi è quella? Dove l'hai presa quella nave? È fighissima. Fabio ne sta ancora mutata, sì? Naggio. Difficile comunicare con Buder, raga. Ma esotica, no? Non lo so, l'ho vista che volava, figa però. È espressione, no? Ah, la spirale invertita, quanti ricordi. Comunque, sto per fare l'ascendenza con l'altro PG, e proprio lì dove c'è il portale fa un casino, tipo si sentono i mostri ma non ci sono, lì dal portale. Anche se non uso l'ascendenza. Ah, lo senti lo stesso? Per casino, esatto, tipo. Senti, ma voi che invece, se voi che siete sul pezzo di me, che io non ho avuto tempo di controllare Reddit, Twitter, eccetera. No, sono qua. Ci sono novità, dici tu? No, volevo sapere se c'erano novità riguardo alle settimane, alle pietre, se qualcuno va a letto Twitter. Twitter. No. Quindi le settimanali ce la prendiamo in dersecchio, ok. Vabbè. Vabbè, era con un PG o l'hai fatto con tutte e tre? Qualcuno, ecco, domanda, qualcuno di voi ha fatto le pietre con i PG che aveva attivi? Io sì. No, e infatti me le ridate tutte. Sì, no, nel senso se le hai proprio rifatte adesso, oggi. Rifatta sì, rifatta una e mi ha ridroppato. Che hai fatto? Che cazzo stai facendo lì? Potente azzardo. Hai fatto azzardo e ti ha droppato? Sto aspettando Black. Potente, sì. Ok, perfetto. No, poi chiamiamolo potente. Ma io sono già al portale, raga, per fare la scena. Ah, ma tu stai aspettando noi? Ma che cavolo è? Aspetta che prendo, qua c'è l'evento, ricarica delle armi. Non serve. Che tu male devi fare l'ascendenza, sì. Quanto mi piace fa sta cagata. Stavo dormendo. Ci avevo pensato che avresti bisogno di. Oh yes. Le armi non ti servono, Valentina. Stiamo facendo le pietre, Ale. Stiamo facendo le pietre. Pietre miliari, si sale di luce. Aspetta, tranquilli, tranquilli. Mi sto facendo le pietre. Capisco dove sia il doppio senso. Stai costruendo le pietre. Pietre. Stai a fare pietre. Stai a fare pietre. Capito? Le pietre col buco, tu ti fai le pietre. Ah, hai capito. Oh, la vostra mente contorta fino dove arriva. Mente bellica. La mente bellica. Attenzione, un engramma viola. Sarà potente? Sarà eccelso?
No, non lo è. Aspetta, Vale, ma ce l'hai un'altra pozzetta da verti? Ce l'ho, testa di cazzo. Dai, dai, Vale. Dai, l'ho appena bevuta, ma ha portato in orbita. Ce l'hai la pozzetta? Vale, hai finito? Sì, ho finito tutto. E quindi mo la devi andare a riprendere. C'è un altro piettino qua sopra, c'è il gatto. No, non ce l'ho. Ok, allora dai, beviamo sto room e andiamo dentro il portale. Non leggo tweet nuovi riguardo all'errore, comunque. Vabbè. C'è solo scritto. Dunque, conviene iniziare le pietre. Aspettate un attimo, che forse loro sono un po' alte. Le varie... Col PC più alto o con il primo che abbiamo fatto la storia? Conviene prendere il PC più alto, quindi fare a ritroso. Con il PC più alto prenderai i drop più alti, anche delle armi. Così a quello successivo, che è il tuo secondo più basso, partirà da una base più alta, perché appunto ha le armi più alte. Quindi conviene farlo a ritroso questo reset. Questo astore è orrendo. Mente bellica più riva contorta uguale mente contorta. Sì, c'è postasi. Male. Cerco di non morire con la palla. Questo era un test di fungo, ci sta tutto. Un test di fungo. Siete? No, l'ho appena preso. Il fungo, la roba di vicino oggi non l'ho messo un po'. Boh. Quelle... Aiutiamolo mentre porta la palla, Sandro. Sto arrivando. Lo super. Sì. Senti, sto arrivando. Non arrivi, tiro la super. Tira la super. Vai, tira la super. Questo aggiornamento cosa ha portato? Che modifica devo tirare? Ma niente, praticamente. No, devi entrare, devi entrare. Vai in mezzo. Beh, la situazione adesso si dovrebbe stoppare, giusto? Se non vado errato. Non morire, cerca di non morire. Praticamente andando in mezzo puoi prendere... Ti dà sempre una super. Però non stare... Devi sparare i cavalieri. Spara i cavalieri. Esatto. Vai, ma ho notato freccia. Che ci sono comunque anche le... come si chiama? Le bolle nere da far scoppiare la tinta, sbaglio. No, non mi pare. Non per forza. Ah, lo vi uccidete, delle... sto rientrando. Sì, ce ne vuole un po'. Con quelle bolle tu puoi spaccare i cristalli sotto. Con quelle bolle puoi spaccare i cristalli. No. Quelle secondo bolle me i cristalli saranno una parte della quest del Wishender, secondo me. Ah, anche 5 colpi e esplode pure, come no. Per la seconda super, no, scusami, per la terza super, in teoria dobbiamo provare a fare il pozzo. E vedere se è il drop è settimanale e quindi riusciamo a sbloccare anche la terza. Però ci andremo dopo, ragazzi. Dopo andremo a fare il pozzo. Il pozzo dobbiamo farlo. Ciao Hiroshima. Ciao Hiroshima, bella. Tutte le armi, mi sembra. La settimana tutte le armi. Confermo. Perché non. Non da più. Due su tre. Non da più. Non lo so. C'è una su tre. Ma sta super infinita, raga. Ah, dobbiamo rimettere le palline. Perché siete morti forse. No, raga, ma dai, mi sono schiantato sul muro. Sì, ma è bello che ci sono ancora il carro armato in questo assalto. Però dobbiamo rimettere le palline. Dove? Oh? Come si comincia la guerra rossa che ho appena preso con il plus? Corri ragazzo, laggiù. Oddio, Cree. Perdonami. No, stai parlando di Destiny 2, l'inizio della storia. La guerra rossa, giusto? Se è così, è la prima missione. No, la guerra rossa è la prima missione, no? Sto confondendo. Aiuto. Destiny 2, hotfix. Troppe domande, ma non posso giocare al reset fino a domani pomeriggio, ma non ti preoccupare. Qualcuno ha comprato Destiny in bundle con le GTX. Bravo, mazzo di No, io adesso stiamo giocando su PlayStation.
E su PC l'ho comprato separatamente. Ma stai scherzando? Fatti i grimi, mi sembravi, ma che cazzo. Ma che. Non da, da, da. Anch'io. Ma. Non hanno fissato la superiore di questo file. Ah, non ho fatto caso, l'ho appena lanciata, avrei potuto guardarlo. No, lo sto leggendo in Lost Six che hanno fatto. L'hanno messa a posto? No, ah. Non parla dello secondo, parla del camminatore del muto. E cosa fa camminare? No, ho sbagliato. Fissato. Dai, si è spostato. Full void, ah no, le 10 non è la camminatore, le frecce, si potevano lanciare 10 frecce. Il metodo più veloce per farmare nuclei prodigiosi, Frank. Dunque, per farmare nuclei prodigiosi purtroppo non c'è un metodo vero e proprio. Mettiamole tutte insieme, raga. E quindi ci vuole solo un po' di pazienza. Purtroppo, perché l'unico modo per prendere prodigiosi è ottenere armi col prodigio e smontarle. Altrimenti puoi andare a comprarle dal ragno, che però sono un po' rare. Cioè, o meglio, sono costose. Che visualizzava ancora il momento Mori quando cambiavi arma. Quindi in teoria adesso quando cambi l'arma, sì, quando tu cambi l'arma c'è il momento Mori. Ora riprendi, c'è sì, le app non funzionano ancora, ragazzi. Probabilmente saranno di nuovo disponibili intorno alle 23, tra un'oretta. La perdi. Vabbè, no, uccidete. Ma che uccidere? Perché non ti autodisattivi? Dunque, Glau, c'è un workaround che si può fare in questi casi. Se sei su PlayStation, sul PSN, vai su La Mente Bellica, che è il DLC precedente, compralo, anche se ti dice che è gratis. Saltate sempre. Dopodiché dovresti tornare sui Rinnegati e ricomprarlo. Dovrebbe essere disponibile di nuovo per l'acquisto. Prova così, fammi sapere. Cazzo. Stiamo facendo le pietre miliari, Ale. Siamo negli assalti in questo momento. Il Gallahorn. Il Gallahorn non lo droppi nella volta di vetro. Okay. Le tali della città si fanno per ultime. Pochissima vita. Conviene, sì. Hanno fissato. Droppano cose più alte. Protocollo che praticamente ti dice. Fissato un errore che ti riportava al livello 1 quando fallivi una partita di protocollo. Quindi se tipo tu stavi a 5 e è capitato, facevi ripartire e tornavi a 1. Pensa a te, Apo. Pensa a te. Fa scherzare. Fa scherzare. Ciao Trizio, bella. Vai, sono quasi giù, tutti e due. Ok, manca uno. Sì, saliamo vertiginosamente il moltiplicatore, raga. Allora, quello grosso che cammina come un babalà. Anch'io lo vedo. Dov'è? Ah, non riesco a vederlo, raga. Ok, qua vicino a me, guarda, è quasi morto. Ok. Morto? Morto. 5-14. Tanto... Troppando alto, però, 5-16. Ah, se ti interessa saperlo, Andre, hanno fissato un errore che non faceva droppare il Signore dei Lupi perché era il drop rating era troppo basso. Ah, ecco, l'ho fatto stamattina, ho provato a prendere il Signore dei Lupi, ma niente di niente. Se riprovi adesso dovrebbe essere più facile prenderlo. Oh, grande doppio quick, grazie mille per la sub, scommetto che... A breve i fantastici admin di Evriati daranno tutte le informazioni per il gruppo, il benvenuto e quant'altro. O io muoio nel frattempo. Facevi cambio arma e non ti visualizzava il momento muore, sì, però male. Dunque, questa sfida scende anche. Anche a voi la copia dell'aggiornamento è durata una vita, Trizio. Una vita. Un botto proprio, troppo. Giornaliera
Lentissimo, dura almeno mezz'ora, raga. Rituali di purificazione, io ho 3 su 4 completato. Non so come ho fatto. C'è una guida su tutti i fantasmi morti. Da poter prendere. Vogliamo fare già il protocollo in pozzo? Così almeno. Ma Buder, tu sei avanti? Sì. Già fatto tutto. Lo prendo come un sì. Ok. Sì, perché tu hai fatto già Nessus, Sandro? No, io no. No, però dico, siccome dobbiamo fare le tre sfide settimanali di Petra, completa le tre taglie settimanali. Non lo so, Luca. Quelle praticamente già completate, perché una è lo devi portare al dono. Lo so. Il Signore di Lupi, ragazzi, è un drop random che si ottiene facendo le taglie. Allora, però ti conviene andare a prendere Hawthorn, perché c'è una taglia. Facendo le taglie del ragno, raga. I ricercati del ragno. E quanto ci è trovato? Vabbè. È Sandro, il capogruppo. Ma che è successo? Devi completare. Ah sì, mi ricordo. Pam pam parapam pam pam pam. Devi completare il pozzo grado 2. È una storia quello, sì. È una storia vecchio, però mi sa che non lo puoi più prendere. Penso, Non mi avevano fissato il discorso del posto con il... Alla fine martedì scorso com'è finita quella tua linea ballerina? Che me la son tenuta così. Quindi c'è ancora il glitch. Me la son tenuta così e basta. Vabbè, ma a me se zanzare però mi hanno rotto il cazzo, cioè... Vabbè, sì, vabbè, allora fai come se fossi a casa tua proprio. Ah, scusa. No, ma non ti preoccupare, cioè... Scusami. Questo colore che aggiunge Omash. Le zanzare mi fanno diventare pazzo. Sì, è vero, è vero. Hop hop. Hop hop, dai, hop. No, in teoria tutte le taglie, raga, è random il drop del Signore dei Lupi. Tutte quante le taglie. Ah, ma dove mandato? Dovete solo essere quelle fortunati. Ricercate, non taglia della regina, ne ha dato 3 su 4 completato. Però me scendendo i tre cavalieri dentro l'ascendenza. Sì, una taglia della regina ti richiede 10 dei cavalieri. E ti dà una mod che è molto utile nel raid. Eh sì. Cosa dice la mod? Praticamente la mod aumenta tutti i danni nel raid. Ho un verme in mano. Delle mod delle armature della città sognante, invece di aumentarti il danno e aumentarti i danni che ricevi, quello aumenta soltanto il danno e basta. Allora bisognerebbe vedere magari anche l'alta se sbloccata. Completa d'assalto. Esatto, sì, ripeto, l'emblema. Peccato che l'assalto la corrotta purtroppo non abbiamo ancora io. Non ha dato quell'emblema. Che emblema? Quello della imbattibile. Perché magari con imbattibile. Ah, io sto morendo. È immune. Hai sentito di una regina della covata? Scusa però, obiettivo completato 3 su 4, non te l'ha data la mod. Se non lo finisci non te la danno la mod. E come finisci, scusa? Rivai e riparlo. E come finisci? Ritorna dentro e uccidi un altro cavaliere. E poi la riscatti. Ma questo coso ti conta diverse cose. Sir, cos'è il reset settimanale? Il reset settimanale è una pratica... tra virgolette comune nel mondo di Destiny, dove praticamente il mondo di Destiny settimanalmente si resetta. Ogni martedì alle 19 c'è un reset settimanale, quindi vuol dire che tutte le attività che danno delle ricompense si resettano e possono essere rifatte per acquistare altro potere, altri oggetti, altre cose. Quindi è una pratica consueta che si usa in Destiny e che va fatta. Ciao Ryu. Se riesci a dargli un pelo di volume al party mi fai un favore. L'ho appena abbassati, pensa, però li rialza adesso.
Perché altrimenti altrimenti mi vanno sopra a me, capito? Cioè, ho paura che poi quando parlo io voi non sentite me, ma sentite un gran casino. Siccome loro non aspettano, e io mi muto, quindi loro non sanno quando io parlo con voi. Allora, li tengo un po' più bassi, ma... Oh, vedi, qua c'erano ricercato. Mannaggia, c'avevo la taglia. La taglia ascendente si può fare in solitaria. Ah, tostarella. Tostarella perché devi uccidere tutti i cavalieri a sto giro, quindi... non penso sia impossibile, ma è difficile. Ammazza, Luca, Luca, che orecchio. Luca, che orecchio. Hai un orecchio sopraffino, ha appena cartocciato una bottiglia. Esatto. Signori di dubbi, le taglie, qualsiasi taglia ha un determinato pigeon. No, tutte le taglie dei ricercati. Mi ha sciottato quasi. Infatti sono morto. Tutte le taglie dei ricercati. Vabbè, dai, raga. Del ragno. Tutte quante. Ciao Fier, grande, grazie. Troppo gentile. Molto gentile, grazie. Il piano ascendente nuovo, Bocussino. Se hai voglia di andare sul mio canale YouTube, ho fatto il video dove ti faccio vedere dove e come si fa. Altrimenti te lo spiego al volo. E si trova nel giardino. Come faccio a dirti una sera? Nel giardino del... Aspetta che è l'ultimo guardiano. Nella parte più in basso della mappa. Se tu apri la città sognante, guardi in basso, sotto Petra c'è tutta una cosa, ti faccio vedere, dai, senza, sperando che non mi rianima, non rianimatemi ora. Qua. Qui. Comunque se vai sul mio canale YouTube, Giorno Gaming, mi trovi dappertutto, c'è il video dove ti faccio vedere dov'è e come si fa. Ma gli assomiglia solo, Mick. Corri ragazzo laggiù. C'è... Oh, ma sì. Mutato. Dai, come posso? Sbrigamasi però, raga. Che qua il tempo stringe e lo stringere fa male. Il tempo stringe fa male, non ho capito questo. Ma sai che ti dico? Beccate questa. No, è immune. Mannaggia al demonio. Ma là ci voleva... Il mob ti diceva... volevi. Ti prenderai il mio fucile a pompa. Carica dello stesso fuori legge, Black. Ah, che gloria. Buon diavolo, Abbiamo ripulito il... Sì. Ma ha caricato un assassino, tanta roba. Però in PvE forse è meglio Furia, non credi? No, caricato un assassino fa danno, giorno. Giorno, mi chiama giorno. Vabbè, se c'è lì hai... Giusto, ci vuole anche l'etichetta. Ah, c'è il 50% su level verso. Ti ma Apo parla a Band. Lui va in giro, lui non gioca, lui va in giro a cercare gli sconti all'Eververse. Sì, gli emblemi. Io. Boh. Ma che vende Apo? Allora, c'ha dei pacchetti. Che vende? Soldi no. Questi qua premi merchant accattavillo umello accattavillo all'Eververse. C'è un bruttissimo. Ti immagini, tu ti compri il pacchetto da 12 euro del sussurro e dentro trovi un mattone che ti rimane nell'inventario e non lo puoi cancellare. Il famoso pacco, diciamo. Questo mattone non può essere cancellato. Esatto. Lo puoi tenere solo per... Lo puoi ispezionare se vuoi e dietro trovi la scritta con scritto... Desperato!
Raga, 2 minuti a turno. Basta. Chiusa parentesi. Quindi, che stiamo facendo? Non fa sto pozzo, no, dai. Di buono, adesso ho preso già la tag che voi dicevate di Petra. Oh. Ma intanto iniziamo il pozzo. Aspettate che Rio mi chiede una cosa. I simboletti vicino le armi. Vende un decoro per un'arma leggendaria, ragazzi. Io posso cambiare la super, tanto ce l'avete voi due ad arco, no? Sì, cioè non lo so, non so se lui ce l'ha ad arco, io ce l'ho ad arco sicuro. Aspetta. Non so se il darterino ce l'ha, controlla. I simboletti vicino alle armi, Rio, quali dici? Aiutami a capire. No, lo voglio. Allora, chi ha droppato la... Questi? L'automatico di azzardo... Beh, questi, quale lancio, simbolo? Primaria? Il numero? O questo qui in alto a sinistra? Purtroppo quello manca. Che hai detto, scusa, Abu? Hai droppato che? Avete droppato per caso un automatico in azzardo che si no. chiama azzardo del lancio. No, in azzardo ho droppato solo un'arma bruttissima. Se la droppate in tavola di 2 o 3 bisogna fare, ragazzi. Soltanto di 700 polvere luminosa. Vedi il decoro. Blacky, ma avevi detto qualcosa? Come lo vedi il diavolo con il caricatore esplosivo? Caricatore esplosivo? Come prima, praticamente. Al modico che fa caricatore esplosivo? Esplode. Ah, esplode il caricatore? Ma lo vende Apo? È uno di quelli che fa parte dei pacchetti di Apo? No. Esatto. A colpi esplosivi ce l'ha sempre avuti, quindi... Fuori legge e colpi esplosivi. Buono, PvE buono. Io comunque sta roba a taglia della regina non ce l'ho, che dite voi. Venghino, se mi venghino. Questa cosa. Com'è che si chiama esattamente? La Gambit, signora Gambit. Ora te lo dico. Che qua i caricamenti sono super. Il rituale di purificazione. Ma che cos'è? Nello specifico. Hai detto qualcosa della regina? È una taglia della regina. C'era la scorsa settimana. Ah, ma allora sì, l'ho già fatta. Vabbè, allora a posto, l'ho già fatta. Io ce l'avevo l'ho già fatta. Quella. No, io ce l'avevo diversa, non avevo quella. La fiamma rossa, le lame blu e il vortice viola. Ah, dunque, quelli sono gli elementi, caro Rivo. Come puoi ben vedere, ogni arma ha il suo elemento. Solare, vuoto e arco. Solare è naturalmente quello rosso, vuoto è viola e ad arco è azzurro. Hanno chiuso il posto. A cosa servono le armi elementali? Servono per distruggere più velocemente gli scudi. Come puoi vedere, ogni tanto incontriamo un nemico che ha un'aura intorno colorata. Hanno chiuso il pozzo. Quell'aura colorata lì è il simbolo del suo scudo. Se si spara. Mamma mia, raga, se mi parlano sotto io non riesco a spiegare. Chiedo venia. Prendete le taglie perché così. Se colpisci quel nemico con l'arma. Con lo scudo corrispondente, lo scudo esploderà. Come non vuole niente, devi fare 20 taglie. Esploderà, farei più danno. Per esempio, adesso qua questo lo scudo è viola. Io ho solo armi solari. Glielo togli lo stesso. Però, diciamo che se glielo togli con il suo, lui crea un'esplosione ad aria che colpisce anche i nemici accanto. E in più, in determinate occasioni, gli fai più danno. Dipende da alcune occasioni, tipo. Nel calo alla notte puoi mettere il modificatore che si chiama. Mi viene gioco di prestigio, dunque, ma non è gioco di prestigio. Gioco di combinazioni. Dove puoi sparare ai soggetti con lo scudo solo con l'elemento corrispondente. È famosa pure l'avventura. Ma vale perché si è mutato se si è andato lo stesso. Gli assalti ha senso farli a 500 o meglio farli a 400. Ma. Eh sì, me l'ero scordato. Ma si sente qua. Tanto cambia talmente poco che magari al 500 becchi in esodico. Anzi, sai che ti dico? Uso anche il medaglione di squadra. Dov'è? Oh, devo dare indietro un po' di tagli, eh? Ma ha mutato il giorno che non sento più. Che dice? Che sta di? Ah, non mai mutato. No, no, mi automuto per non farvi sentire le spiegazioni.
dicevo, Andre, cosa ci consiglio settimana per livellare, visto che mancano alcune attività? Dunque, per livellare puoi andare a... oh, Avo, ti prego, Avo, non chiedermi anche tu che cosa fare. Io direi azzardo. No, fatti le pie... Allora, la cosa giusta deve essere giornaliere, te le levi. Poi ti fai le pietre miliari. Poi ti fai le taglie. E infine ti fai la città sognante, che è quella che droppa più alto. Il cala. E il cala. Facciamo il cala, per quello, sì. No, c'è l'evento. Ma il cala non c'è. Ma come non c'è? Sì che c'è il cala. C'è, il cala c'è. Sulle missioni eroiche e storiche. Peccatemi questo. Delle taglie, dai. Facciamo i punti stavolta. Sì. Beh, sì, ora voglio le taglie. Sì, conviene. Ah, hanno aumentato anche la possibilità di droppare molto. Grazie, Apo, dei tuoi aggiornamenti. Allora, Apo si sta facendo il generale. Io ho chiesto, Andre, qual è la novità? Non ho avuto modo di dire. Eh no, perché devo essere sincero, le patch notes non ho lette. Però sono cose minime. Canone portatile di azzardo e OP in crogiolo, mi dicono. Ah sì? Quello energetico. Sì, aspetta, ce l'ho io qua. Io ce l'ho pure. Ma com'è che droppate tutta sta roba? Io non c'ho niente. Regà, entriamo tutti insieme nelle piastre, please, che sennò qua si attiva. Io non la sono rimasto dietro. Ecco, apposta. Ma io sono già entrato, esci. Ah no, stelle. Fiducia, io ce l'ho con colpo rapido. Libellula. No, non stabile. Ci credo. Cioè, lo stregone è proprio rigoglionito, ci sente la fa. Porco due. Che handicappato. Sì, effettivamente il canone portatile è molto piccolo lì. Praticamente è stabilissimo, non si muove. Ma quanti colpi ha, 180? Sì, ma è il danno di una pistola tipo bondiavolo. Sì, esatto, saldanno di bondiavolo, la velocità sparo 180, caricatore da 110, gittata discreta. Apo l'analista, oggi lo chiamiamo. Apo l'analista. Aia. Sì, perché il bondiavolo c'ha... Metto pure sì a posto, ho giudicato. C'ha poco meno come impatto rispetto al bondiavolo, però a 180 colpi al minuto e fa male, ve lo posso assicurare, non si muove. Ah ecco, vedi, se lo fai al 400 non ti conta le settimanali, perfetto, vedi, buono a sapersi, quindi non fatelo al 400. Io ho messo il medaglione di squadra, ragazzi, se volete tentare la fortuna con l'esotico. Anche noi, ragazzi. Io ce l'ho presa una in game, se ne prendo pure una qua, non mi dispiacere. Sì, 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 forse sì. Ops. No, non ce l'ho. Chi è che ce l'ho col curato? Andrò a dare i soldi. Quando completi giornaliere ti danno degli oggetti che può spendere per aumentare la reputazione. Ci sono anche altri modi di utilizzarli. Oggetti che puoi spendere per aumentare la reputazione. Perdonami Ryu, mi hai messo un attimo in difficoltà. Oggetti per aumentare la reputazione. Ma che si equipaggiano? Ah, i pegni, perdonami, giusto, i pegni, giusto, giusto. Ah, quelli che trovi anche nelle mappe come risorse. Ok, no, quello è l'unico modo per usarli. Sono, o li ridai indietro ai rispettivi vendors, quindi quello del pianeta di riferimento, o li puoi spendere per le infusioni. Se vuoi infondere un'arma di un potere più alto in una di un potere più basso, devi usare l'infusione. Per usare l'infusione però ti servono dei materiali e questi materiali appunto li prendi così. Ehi.
Non l'ho ancora fatta, Caduni. Lo faremo dopo che abbiamo fatto qualche pietra miliare, andremo a fare quella. Beh, sì, conservali. I materiali sono utili per... Sì, one shot, one shot. Ti faccio la pozza. Mette il pompa allora. Ah, il portale Vex al centro del lago. Quale lago? Ah, poi oggi ho visto che ci sono... Oh, mica mi aspettate però, eh. Maschere. Non ti aspettiamo, siamo qua. Da prendere determinati missioni. No! No. Muori! Uff! Spara, spara, ok. Santo simulatore. Pensaci tu, a me. Dai con l'esotico, dai con l'esotico. TPG. Un'altra arma. No, vabbè, non ci credo. A me mi continua a darmi di supporto. Vabbè, le armi adesso potrebbero avere un senso. Ma così, porca troia. Sì, ma me la dire da... Olè. Al 30. Al 5.30, che ci faccio al 5.30? Ecco, vedi, un piccolo upgrade l'ho fatto. 5.28, ma com'è possibile? Tu doppi troppe armi per questo. Ma fossero buone almeno le in fondo. Cioè, sono più basse di quelle che ho. Sono 3 giorni che vado avanti così. Ago di vetro. Mamma mia, raga, comunque l'infusione 25 a botte è tanto, eh. Ah, sì. Ieri mi sono finiti. Un po'. Ok. Quindi, fatto questo... Ne fa il coso? Focolaio? Focolaio. Vai. Focolaio. Pappapparappa. La cisterna. Tattattaratta. No, ma che è partito un altro assalto, raga. Sorry. Beh. Dobbiamo fare pure le cose di Odorn. No, completamente di pozzo cieco, perfetto. Allora, c'è un... Ah, merda, non ho preso le tali di Odorn, raga. C'è un evento. Però me ne sono tenuto qualcuno, aspetta. Che impulsi stai usando? Chiama. Vai a capire. Vai a capire che impulsi è. Vai a capire. Ma come si chiama? Vai a capire. Come hai fatto a seccarlo in 3 secondi? Con varie cose. Con questo, soprattutto con questo fucile a pompa. La pozza dello stregone che aumentava i danni. E tante altre cosine belle che ci fanno, mi fanno molto male. Sai che l'armatura dell'Everversum è figa? Bellissimo, quella del cacciatore soprattutto. Titano, titano. Bella. Ah, ok. Dunque i caduti hanno fatto irruzione. C'è già lì Black? Che non vi vedo più in mappa. Sembra lì. Prendi una pattuglia. Dunque Nicola, ciao, il simulatore dormiente si ottiene facendo una quest su Marte. Bisogna sbrigarsi. Se cerchi su YouTube il mio canale c'è una guida. Perché Aggiorno Gaming su YouTube c'è una guida fatta ad hoc soltanto per prendere il simulatore, perché è lunga. Ci sono diversi step. Devi prendere una cosa, poi portarla, fare uccisioni. Insomma, è un po' un casino. Ci sento. Mi sento. Ma non ho capito, ma Budere con chi sta parlando? Con Vale o con qualcun altro? Vale, un amico immaginario, perché Buder con una persona immaginaria. Vai. Ti sento io, fa. Ehi, che c'è? Come che c'è? Ma che... Cos'è sta conversazione, regà? Tutto a posto. Tutto a posto, sei dall'oltretomba proprio. Una voce nell'orecchio mi ha detto dalla tromba, ragazzi. Mamma mia. C'è tipo il grido pallante. Vabbè, dai, è così, è così. Andiamo. C'è quello sopra è andato, ma c'è quello di lato e quello sotto. Vabbè, cioè l'amico mi dice come ti senti, hai cavi, cavi. Ok, mi devo mettere... Quindi ti ha fatti su io, Domingo? Schermo nero?
No, stiamo volando. Spermo nero, spermo nero. Ah, perché forse dovevo arrivare ancora io. Eccoci. E la cisterna c'è ancora? C'è ancora, pensa un po'. Io vado a esodo nero. Vai a esodo nero. Perché? Vado a prendere le taglie, mi faccio le taglie. Mamma mia, quante ne savo. Vedi, Buder ottimizza. Giusto. Oh, e guarda, no, che non lo vedi, Pepe? Manca uno. Bravo, bravo, fai i trick che ti cappotti. Assolutamente sì, super, prego, mi dica, mi dica. Dov'è? Ok, l'ho fatto, l'ho fatto. Ok, siamo pronti per far tutto. Andiamo. Ta 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 ta. Cosa vi ha ucciso? Il calore. Il calore. Il calore. Dov'è? Superman in arrivo. E a sto punto vado anch'io a prendere le taglie. Buderone mi ha messo l'ansia. A cuspide ce n'è uno. Ah no, ce n'è. Sì, vabbè, andiamo a cuspide. Ho ricominciato a giocare ora a Destiny. Devo fare i due DLC e sono tipo al 3.30 di luce. Per ora mi... Per ora mi consigli di fare taglie dove le prendo e assalti e crogiolo o prima faccio le campagne. Guarda, se vuoi fare, se vuoi fare prima le campagne, se hai tutto. Allora, conta che, allora, la mente bellica ti droppa al 380 massimo. E conta che il con Forsaken, se droppi la roba di Forsaken ti droppa già più avanti. Quindi fondamentalmente fare o non fare la mente bellica e Osiride non ti porta nessun vantaggio a livello di luce. Quindi non farti troppi problemi. L'unica cosa è questa: non fare le pietre miliari settimanali prima di arrivare al, al livello 50 e al potere 500. Questo sì. E poi per salire usa tutto quello che vuoi. Tanto i drop blu li trovi da qualsiasi cosa. Vabbè, chiudiamo. Volete qua c'è un settore perduto. Cuspide, 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 vai subito a cuspide. Cuspide, cuspide, cuspide. Cuspide, cuspide, cuspide. Eh no, poi non lo troviamo più, se inizia dopo tanto. Siamo arrivati. È possibile accedere durante un'attività. Che attività c'è? Andiamo con la moto. C'è la... Quella che volevi te. Vabbè, la... E buttala, 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 tanto ci sono i vandali, andiamo lì. Sono io il capogruppo. Sandro. Aspetta. Se adesso lo faccio. Come cacchio, quando è un'attività. Dai, vai a posto. Escavazione cabal. Vai, potete andare. Il 55%, dai, dai, si fa, si fa. Abbiamo una bella... Pattuglietta! Pattuglie non danno, eh? Te l'hai perduto? Sì, pattuglie no. Pattuglie no? Mm-mm. Ma nessuno fa l'evento? Lo faccio da solo. Ah, vabbè, salvi. Guarda che c'è Eden! Guarda che c'è Eden! Ah. Eden, ho 12 giga da scaricare. Di aggiornamento. Ma non lo sapevo, aspetta che lo aggiungo. Dov'è? Aspetta che mi metto una mitraglietta che è arco. Ma Buder in tutto ciò dov'è?
Esodo nero. Ah, non viene a fare l'evento. Ma te lo dà l'evento se sei lì giù? No. Beh, ti conviene venire qua. Vai Superman. Al coso qui. A cuspide, sì. Non è andato Eden, se n'è andato? Ah no, sta qua. Dov'è? Guardalo. Quante persone? Oh, Eden Omega, ma è possibile incontrarti in un evento pubblico? Così. Nessus. Vedi? Ero solo soletto, ho detto, ma guarda, non ci posso credere. D'altronde l'universo è piccolo. L'universo è piccolissimo, raga. Cioè, da uccidere la navicella. Ma sarà una arrivata. Eccola, eccola, come no. Vai che c'è la nave. Ah, ma c'è lo stesso. Bene. Connessione ai server di Destiny 2. Che è? Cosa? No, vabbè. Sì. Innocenzo. Eden no, vabbè, cioè, è entrato Eden e prende Celso. Vabbè, è a lui. E allora. Sono super contento che sia tornata adesso in abbandono come sul primo dopo questo DLC, ma per pietre miliari cosa intendi? Esatto. Per il momento non hai nessun tipo di pietra miliare. Io quando ti parlo di pietra miliare ti dico tutto quello che poi comparirà sulla mappa in questo modo. Congratulazioni. Con il cosetto giallo accanto. Queste qua. Non le portatele con libello e carica esplosiva. Fa danno. Beh, un buon cannone portatile. Togli la taglia, dai, che tanto non la dà. Sto togliendo. È pure quello là di Hazard. Infatti, perché la prendi? Somma dello scrutatore, signori. C'è il boss qua, raga. Vabbè. Ditemi appena siete dentro, raga. Ancora no. Ma però l'altro c'è troppo rapido, guarda che fa. Colpo rapido. No. Però c'è questa cattiva. Il planetario vabbè. Meccanico, vai. Ok. Io non ho capito perché adesso quando fai trasferimento rapido da una zona all'altra ti fa vedere il tuo compagno di squadra prima di caricarti. Ci mette mezz'ora a fare. Perché semplicemente non ho ancora caricato. No, quello è chiaro però, insomma. Se non è tutto parecchio il gioco. Molto, molto. Non parliamo di menu, i menu sono qualcosa di decente. Ho fatto 3 eventi su Nessus e ho droppato 4 eccelsi. Beh, allora io posso anche chiudere la live qui e farvi ciaone, caro Tai. Mannaggia, 4 eccelsi. E dai, però, dai. Dove? È su Nessus, facendo il focolaio. Che culo, posso dirlo? Che culo. Sì, sì, puoi dirlo, puoi dirlo. Sì, lo posso cancellare. Vedete. Cancello subito. Taglia completata. Quanto siamo? Ciao Gabr, bella. Allora, dove sono? Dimmi che 85, andiamo a Esodo Nero che sta spawnando e poi da lì facciamo l'avventura. Senti Umashi come se, come vi indirizza, come vi comanda. Il generale. Allora adesso andiamo lì e poi facciamo la mostra, la morsa a tenaglia verso l'avventura. Siamo una squadra. Fidel Castro. Scusi, capitano, dov'è che volevo andare? Capitano!
mare. Il mare mi piace. Eden, buonasera. Buonasera, Vale. Come va? Va bene, va bene. Com'è questo nuovo lavoro? Bello, bello, bello. È vero, è vero. Ti appaga? Abbastanza. Bene. Mi diverto. Cosa fai? Dici. Quindi non più lo stuprabimbi. Dai, sa. Vabbè, cosa ho detto di male? Niente, guarda. Guarda, niente. Giusto così, non è live. Oh. Non è una parolaccia, no? No, ma siamo già in eroico, raga? Sì. Ah, ok. Non solo aspettare. Come hai fatto ad arrivare così in alto di luce? Questo è il mio terzo PG e ho fatto praticamente quello tutto quello che c'era da fare sul gioco. L'abbiamo spremuto abbastanza, ma c'è gente che è anche più alta di me, eh. Non siamo di certo i più alti. Non siamo di certo i più alti. Un sistema per farmare i nuclei prodigiosi, caro Nico. Purtroppo non c'è un vero e proprio sistema. Per i nuclei prodigiosi bisogna semplicemente smontare oggetti prodigiosi e o se vuoi comprarli dal ragno, ma che dopo un po' ti costano una fortuna, quindi era un farming che andava fatto prima del DLC. Black che ti becca ragazzi. Mi ha dato taglia completata. Ah, comunque, è possibile riacquistare il precetto del viaggiatore, però integro. È tutto bello nuovo. Niente, Apo è partito per la tangente, raga. Allora, noi Vex la completo. Pure questa. Attenzione, cattivo auspicio. No, questi la ammazzano, raga. Questi la ammazzano. Sbrigatevi a fare pallette. Lo copro io. Abbiamo schiacciato. Abbiamo preso il loro pinnacolo. Dovevi essere. Questi lo ammazzano veramente. Che cosa so dire, è eroico. Che schifo. Non so, non è neanche uguale. Ma cordialmente deliziata. Che schifo, che schifo. Come si fa? Aspetta, fammi prendere la cassa. Sulla cisterna ce ne sta una. Taglia completata. Visita per safe. Oh yeah. Appena iniziato. Dove? Forse è l'acquario. A reliquare andiamo. Dai, un bel esotico. All'acquario. Oh, che bug, raga. Raccogliamo sta roba. Dai, già i guanti, però. Guarda che belli. Oh. 504, ma sono carini. Ah, Mick, questa tua ironia mi piace. Facciamo già l'avventura eroica, già che ci siamo. Sì. Oh, un bel casco, vedi? Nello sbaglio. La percentuale di completamento la dà. Devi andare su fail safe. C'è il dottore arma cinetica. Può colare la settimana? 95% pensa, giusto. Possiamo pure farlo non eroico. 95? 95, giusto. Ah, 95. Quindi vediamo questo, ci dovremmo essere. Ok. Può colare su Netflix. Il Celso. Ma come c'è? Ma la smettete di dropparmi di eccelsi in faccia, re? Vi odio. Tocca pure a me. Eccelsior. Excalibur. Eccelso. Rosso. Sì. Duro. Allora, vediamo il piede del clan che altro chiede. No, raga, non so come fare questa cosa. Devo fare una partita completata in azzardo.
Allora, non comprate il prescelto del viaggiatore che non potete più cancellarlo, raga. Ah, la notte completata. Completata. La notte pure chiede? Poi si chiede tre ondate, il protocollo. Poi completa il pozzo cieco di grado 2 o 3 con i membri del clan. Quello è già un po' più. Connessione ai server di Destiny. Di grado 2. Viene fatto il protocollo. Tanto secondo me facciamo anche il cala. Sfida completata. Ah no, ma aspetta, il cala ce lo dobbiamo tenere per l'ultimo. Sì, conviene. Che facciamo? Andiamo da Fez e poi finiamo? Ah, ormai finisci, magari da troppo bene. Chissà. Prendi il rapporto del ricognitore. Gli eventi pubblici sono sempre un po' così, caro Tai. Non sempre tutti lo sanno fare. Sì, sì, un po'. Uccisi e bombe distrutte, vai, uccisi. Oh, ma fanno malissimo sti cosi, ma che è? Dai, voglio la super. Mazza, 5 sfere il buderone. Ok. Let's go. Andiamo da failsafe. Andiamo da failsafe. Anzi, che Xur questa settimana avrà senso. Purtroppo Xur è un po' controverso, raga. Xur... chissà. Un po' come gli pare. Non so, secondo me ci metteranno un po' prima di mettere la roba dell'anno 2 da Xur. Non cambiasse in gramma io. Ma io facciamo il gramma o no? Ma spero che venga anch'io in torre. Ma se da failsafe non vieni tu? E che cosa fa? Non devi fare fra del focolaio. Non ce l'ho. No. Ah, l'hai già fatto? Non capisco perché il navigatore a volte se ne va. Tanto devo andare a prendere le taglie del clan. Mi sono scordato. Aspetta solo un attimo. Taglia di pezzi femminile. Troppa bene. Troppa bene. Le braccia. Sì. Ci stanno le braccia, mi piace. Cosa di buono, di vero. Stasera spacco qualcosa. Possibile. Dunque, fatemi controllare un po' di taglie perché alcune le avevo tenute. Allora, questa me la tengo, che l'apro dopo. Questa la posso dare indietro, anche questa. No. No.
Mi hai fregato. Taglie giornaliere completate. 2 di 8. Devo aspettare domani per queste, perché devo fare le pattuglie, devo fare questo. Questa la prendo dopo. Vedi, gli assalti no. No, vedi. Ah, dovevo prendere altre cose, raga. Devo prendere necessariamente altre taglie, perché da Petra, scusate, da Ikora c'è. Mamma mia, la super 8 di 20. Fuoco è micidiale. E vabbè, le prendo adesso e gramma eccelso. Le farò all'interno del Kala. Sì? Sì, per sì. Forza. So, io non ho droppato un cazzo, Sandro, vai a capire. Buonasera, giorno, ciao Didi. Buonasera. Il mic modalità sonora soi è quello di Apo, non lo so. Chi ci manca da fare? Non lo so. Ma un'altra arma, ma non lo so. Io devo fare allora, 526 che ho già. Sì, sì, tutto attivato. Thank you game. Ancora, vabbè. Devo fare Ikora, quindi un po' di sfide. Prendiamo tutte le sfide del Kala, degli assalti. Infatti potevamo prendere prima, ma infatti è scemo. Sfide di Gambit, sfide del Crocs. Questo non strano arco, nuovo arco preso. Ci credo. Il clan che bisogna fare stasera? Cioè oggi, stasettimana? 24, 27. Allora, te lo dico subito. Pozzo. Ma perché tu l'hai prese? Sì. Cala la notte completato. Completamento pozzo cieco. Quello del clan? Pozzo cieco? Sì. Andate il protocollo, mi sembra, no, non è questo, me ne manca uno. Ciao Macid, buonasera, come stai? Più brutto che posto. Non hai visto, vero? Cosa, che c'ha dietro, un zainetto, che è? Sembra un pezzo di cartone con della ferraglia sulla schiena. Ma dove vuoi da qua? Okay. Mamma mia. Mettiamoci l'altro, quanto è sempre 5.24. Che facciamo ora? Un gramma eccelso dall'amministratrice. Oh. Vabbè, avete rotto. Avete rotto. Vuoi fare le taglie del clan? Vado anch'io dall'amministratrice, ce l'avrò. Anch'io. So io sto della strada di merda proprio. Devo 3 miliardi, 2 in merda. Ne ho 2 leggendari. Posso bestemmiare? Lo spettro esotico, stiletto. Sì, vabbè, allora. Allora, io Odo non c'ho pure una partita in azzurro. 10 euro, no? No. Carezze da parlare. Sì, però quella la puoi fare anche da solo, non necessariamente in clan. Amarezza. Facciamo ciò che bisogna fare in clan. Il Cala la notte, ma il Cala conviene tenerselo per ultimo. Il okay. Pozzo, raga, il pozzo. Aspetta. Perché anche se... posso fare... Se sei per il pozzo... Anche se comunque il Cala non te lo puoi tenere per ultimo. Perché se rientra nelle taglie di Hawthorn, per forza di cose devi fare prima il Kala e poi prendi la multi uccisioni. Ah, non è vero, magari le taglie le puoi fare più domani, Le taglie sono giornaliere. Io le partite in azzardo. No, ma è settimanale quella del Kala. Assalto con un boss Vex. Mazza che ho preso. Ho preso le motte della scala qua, cos'è? Le hanno corrette le settimanali. O sono rimasto ancora buggato? Io, io ti sto parlando di Hawthorn, vale? Che ti dà le taglie una volta a settimana. Solitudine. No, ci sono anche le taglie giornaliere. Ci resta da fare. Buderò, guarda che mod. La solitudine. L'altalena sotto la pioggia, che è? Che amarezza. Prendo le taglie, andiamo. Portami in torre, prendo le taglie di Zavala. La prendo le taglie di Gambit, ci sono. Ma io direi di fare il posto. Perché se tu fai l'avanguardia, fai anche le taglie di Ikora, se le riesci a far tutte. E Ikora è un altro armamento potente. Che prendi prima del Kala e della città sognante. Dobbiamo fare le kill con l'arco, chiede. 2 punti io ho preso. Di avanguardia. Ma bastano ritirare quelle della città sognante. Sì, lo so, però lo fa tutto stasera. E chi con l'arco in avanguardia? Non sprecare questa occasione. No,
Dicono che Petra il calcio. Ma è cambiato che vende questo facciamo le taglie, le sfide. Cioè, ah, non ho guardato, me ne sono appena andato. Andre, comunque ti annuncio un piccolo bug che ho trovato. Non lo vogliamo sapere. No, è una cosa brutta che non dovete fare. Dimmi. Assolutamente. Non compratevi per... io l'ho comprato per nostalgia. Avete presente l'arma che vi dà all'inizio il gioco? Sì. Per scelto del viaggiatore? Sì. È possibile comprare la versione risanata, la versione integra. Ok. Se la comprate non lo potete più cancellare. Bene, grazie. Ciao Andrea, buonasera. Come stai? Quella d'altrina è stupenda da usare nella lobby di Gambit. Che figata. Ciao Method. Come stai? Buonasera anche a te. Settori perduti. Colpi di grazia con le super. Completa qualsiasi assalto con un boss Vex. Spazio insufficiente. Ho finito lo spazio per le taglie. Questo è brutto. Con l'arco, ok. Andiamo già più all'arco. Vedi, pianiti, via. Anni fa avrei pagato oro per una simile. Ok, fatto tutto, regà. Due i decori per le armi. Per le armi. Di Gambit, sì, l'ho detto prima, è automatico. Io vado al mio Apo Shop, diciamo. A fare il cala la notte. Andiamo a fare il cala, andiamo a fare il cala. Lo facciamo prima senza punti e poi con i punti? Mm-hmm. Va bene. Ma siete riusciti oggi a farlo con i punti? Assolutamente no. Prima con i punti e poi senza punti. No, scusa, è il contrario. Così ci dà due così ci dà due drop per salire. Ah, eh sì, dai. Aspetta però, devo cambiare i modificatori. Solare, sì. Ma grazie, ah, anche tu se mi dici così, Andre. Il decoro per i cali. Allora, a inventario, cambiamo i modificatori. Metto solare, eh. Solare, pusanti. E questi. Cosa vogliamo fare? Facciamo degli assalti, dai. Assalti? Aspetta un secondo che apro. Quindi i cacchi dobbiamo usare praticamente. Ah, è vero, mi devo mettere l'arco. Oh, prendiamo st'arco. No, che cazzo dici? No, ho droppato. Nemici sconfitti. Ancora no. Assalto con boss Vex finale. Quindi ci facciamo la spirale invertita. Batterino! Ho trovato l'arco della vita. Uccisione a distanza ravvicinata. Che trovato? 3 di cool. Punti uccisione. No. Guarda. Guarda. Ci sono altre. Allora, aspetta che ti sale. Spirale invertita dov'è? Pattuglie. Nemici sconfitti. Ah, fucile a pompa. Vado con gli assalti. Perché un po' messi a caso. Aspetta, però. Facciamo quella del Vex. Morso d'arsenico. Ma lo posso scegliere? Starco. Certo che lo puoi scegliere, metti la spirale invertita. Guarda il tempo di tensione. Ah, boh, stai a fare un casino. Dov'è? Andre? A dove trovo? A culo. A culo. Questo è l'arco. Ma questo è quello che c'hai il decoro. Esatto, il decoro. Esatto. Sei già partito. Se vai... Dai, se vai nel... nelle tue collezioni puoi ricomprare l'arma di Destiny... di Destiny 1. La primissima. Vabbè, io metto... Se la compri, a quanto ho capito, non si può cancellare dall'inventario, quindi lasciala lì. Com'è che aspetta? Com'è che si chiama l'arma che si bugga, Apo? Allora, l'arma che si bugga è che non puoi più né passare nell'inventario né più cancellare, si chiama Prescelto del Viaggiatore. Comprabile dalla collezione. Ora devo vedere soltanto se posso passarla tramite app, ma non credo. Rimane là, ferma e non la puoi cancellare. Uber nel crogiolo, settori perduti, particelle tenute in azzardo. Allora direi che ci facciamo ste sfide, poi... Abbiamo ancora... Io, ma quelle non me le conto. Quelle del clan, non lo so, sai.
voi quanti stati avete fatto niente, di... Non mancano della scena. Ancora 6. Pozzo. 6. Cala la notte. Io sono 10 di livello. Partite completa del protocollo. E partite completa dell'azzardo. Perché secondo me potremmo fare... perché ce ne avevo tenuto un po' prima. Ok. Secondo me potremmo fare le taglie. In maniera tale da prendere... Ah, preciso, almeno ci sono... Hai messo a posto... Gli assalti letali. E poi Petra e... Sì, così c'è il Vex finale. Preciso. Le taglie sia di Cora che di Odor, però bisogna finire. Infatti sto anche dicendo qua, ma per far quelle devi passare il cala. È un pozzo. E facendo il cala e il pozzo... Ti fai le taglie per fare Petra. E... Così fai il cala. La ricerca delle cariche. No, l'arco mi sono scordato di mettere. L'arco. Da quanto non giochi a The Division? Oddio, non lo so. Non ne ho idea. Per quello dicevo vale prima di fare i 40. Un po'. Le cose che droppano sono un po' più bassa l'abbiamo. Abbiamo giocato l'ultima volta su The Division quando c'è stato lo scudo che è uscito su Survival, quindi... Due settimane fa? Tre settimane fa? Due o tre settimane fa comunque. Come funzionano i cala? Adesso funziona che praticamente c'è il cala che tu puoi modificare con un oggetto che compri da Xur, che è questo qui. Che bello! Dov'è? 5 di spade. Col 5 di spade tu metti i modificatori che sono penalità di potere. Che puoi decidere se aumentare o diminuire. Quindi più l'aumenti, più ti aumenta la difficoltà. Una cenere, che funziona un po' come le braci, quindi solare, vuoto e arco. Modificatore. Tre tipi di modificatore. Adesso noi per farlo velocemente lo faremo solo col modificatore che droppa più pesanti. Le munizioni pesanti fanno più male. Poi lo faremo a punti. Ciò vuol dire che mettendo i modificatori in negativo, come estinzione, gioco di combinazioni, eccetera, eccetera, ci aumenta il moltiplicatore dei punti che vedi lì in basso, dietro di me, aspetta. E adesso è a zero. Per fare più punti. I punti si fanno con le uccisioni, con... Il tempo è rimasto un po' quasi. Vuol dire che entro i 15 minuti si fanno punti. Dai 15 ai 18 i punti vengono dimezzati. Dai 18 in poi i punti cominci a perdere. Perché devi finire con l'arco? C'è la giornata. Questo stile chopper è la storia più brutta di Destiny, raga, scusate. Però sullo stregone ho questo. Puro, non è una vecchia. Ah, forse l'hai già fatta. Era dell'altra settimana, sì. Forse sì. Cercando di contenere il nemico. Fortunatamente hanno un guai molto più grosso, come il nostro guardiano. Aia. Non posso, finita. Finita. Quella stanza ravvicinata. Ma questo lo sciotto io. Ecco qua. Siamo qui apposta, Andre. Siamo qui apposta. Provare in competitiva tutti e quattro con gli archi a fare team shot. Ma guarda che l'arco in PvP mica è male, oh. No, vabbè. Hai visto tanti cosa fanno? Ti sparano la freccia e poi switchano sul cannone portatile. Buonasera, capo, arrivo un po' in ritardo. Preoccupare, caro Sergio. Quello era roba mia. No, quello era mio.
Mamma mia, questi neanche li guardo. Tiro dritto. Sci sua. Questi li uccido perché mi servono le uccisioni. Sono spariti, niente. Sono arrivati troppo avanti i miei. Terza super, non lo so, raga. Dobbiamo andare a provare al pozzo adesso. Se con reset settimanale facendo livello 3 se ne droppa un'altra. Però ci dobbiamo andare dopo. Sto portando avanti il mega farming su TD. Le onorificenze, vero? Come sta andando? Ho esagerato. Sorry. Andrea, ti piace l'arco che ho preso? L'arco che hai preso, devo guardarlo? Guardiamo l'arco di Apo, signori. È detta così. Carino. Dove cacchio sei? Porca troia. Che chiave è arrivato addosso? Morso d'arsenico, testa esplosiva e furia. Ce l'ho anch'io così. Sì, però guarda la velocità di sparo. Sto facendo il cala in questo momento. Però mi fido. Ma che decoro? Abbiamo pure il decoro di questo. Ah, sì, sì. Questa è quell'arma che tu puoi applicare il decoro. Mi ha shottato, raga, scusate. Di chi è sto fischio? Mi muto un secondo, il mio padre. E chi è che sta uccidendo il secondo? Ok. Qua dovremmo uccidere tutti dopo, raga, i punti. Mazza che ci sta qua. Io muoio. Secondo capitano dov'è? Sotto o sopra? Sopra. Ma che sta combinando, mannaggia. Guardiano a terra. Guarda, la super sul muro. Questa. Capitano, rilevo un'immensa traccia energetica Vex. L'unico modo per raggiungerla è oltre quelle mega trivelle appuntite. Bene. Sì, certo che conviene prendere Luca, le tali del clan ti aiutano a salire di luce. Ma vengono anche le coltellate? Non lo so. Sì. Sì. Mi sembra di sì. Io l'altra volta l'avevo fatta anche con le coltellate. Dai. Nemici sconfitti. Ma ancora niente. Pattuglie, nemici sconfitti. Sì, a me la dà. Mi sembra che mi abbia dato qualcosa. Le multi uccisioni sono bassissime. Eula. Ok. Ma dai, mi è cascata la sfera addosso in testa. Facciamolo sto boss, che potrebbe dare eccelso.
Possiamo andare? Sì. Il muro. Mannaggia. Dico quelli degli engrammi, parlo delle prime tre di base. Sì, sono. Ma prendi tutto, ma che te frega? Sono caduto. Stregoni, mannaggia. Tutto black è andato. C'era un altro di ricercato. No. Ok, non me la fa. Boom! Sono passato dove non dovevo passare. Ma i core l'hanno resettato. Ma ributerò. Sì. Ma questa domanda? Devo tagliare che non credo da fare. Allora. Non me li dà comunque i colpi. Porta corpo? No, non gli dà, no. Non so. Non mi ricordavo che li aveva dati. Magari mi ricordavo male. È da mezz'ora che sto dando. Aspetta che faccio molti uccisi. La pozza. Non uccidere, non uccidere, aspetta, aspetta. Vaffana su per qua. Ah no, per boss. Però. Come adesso è solare adesso? È un pezzo, o ad arco. È a vuoto. A posto. No, no, vieni qua. Vabbè, cerchiamo di manciottarlo. Non c'è un cavolo per sparare. No? Sì, cioè, pesanti. Dai. Immune. No! Facciamo subito smune. Non avevo una fazione, raga, se no era morto. Vinciamo pesante, se no era morto uguale. Vabbè, sappiamo che possiamo one shottarlo, quindi... Direi che quando siamo qui col punteggio. Ma mo perché c'è, che ci sta il modo di pesanti? Cioè... Sì, c'è pesanti, sì. Però è uguale, dai, non è che fa tanto. Un'altra pesante, ma come è possibile? 23. C'è un cavolo. Santro è morto. Morti. Non lo so. L'ustione. L'ustione che ha generato lui. Che figo, quindi ora ci buttiamo giù. Esatto, guarda che sottile. Che fai diretto a farvi terminare in la merda. Chi rimpiazzerà Cade? Ah, non lo so, raga. Il mio primo 5.40, yeah! Sei già 5.40? No, un pezzo. Ok. 5.38. Ma è da 5.32, che sono una frega più alta, ma prende in giro. Che miseria. Allora... Le taglie. Ma per me puoi rimandare questo, sa? È abbastanza easy. Va bene. Ha dato una... Faccetta dura. Tutti uccisioni? Ah, buono. Perché non me le dà? Con la super. Con la super? Metti continuare. Erano davvero multi? Ne ho fatti due. Beh. Intanto quella è un'uccisione doppia. Arrivo, eh. Ah, uccisione doppia, mortacci sua. Se ne fai tre è tripla. Avete visto la mia barra? Dunque, ci dividiamo i la navetta. Sì. Gli scudi. Mm-hmm. Io metto vuoto. Aspetta Sandro. Noi stiamo facendo una missione eroica del giorno, la settimanale che è buggata. Noi dovremmo fare gli assalti dell'avanguardia. Vedi che non ce l'ha contato, 0 su 3. Ciao. So. La fate a mettervi le armi ad arco voi, raga? Io già nulla. Quindi adesso. Eh sì, bisogna andare proprio nella schermata dell'avanguardia. Come? Che hai detto? Attivarlo da lì. Questa ricognizione è brutta ad arco. Perché non mi ricordo che altri scudi ci stanno. Forse facciamo due vuoto e un arco? Vuoto e arco. Ci sono un sacco di RP, conviene mettere là. Però ce l'ho buono il coso. Vabbè, non ti preoccupa, vieni con questo, Buda. Sì, perché è una taglia.
No, metto a vuoto. Applicazione ancora. Io mi metto la mega pozza. Metto il muretto basso. Andrea, una domanda per te. No, no, lascia perdere il muretto. Il colpo, il colpo a fusione, però. Punto di fusione. Dimmi, va. Le missioni giornaliere dell'avanguardia, anche per chi non le ha fatte la settimana scorsa, per chi c'è ancora il pallino, sono comunque buggate, non dal potente. No, se c'è il pallino te le dà. Giusto? Ah, ok. Dartek. Chi le ha buggate non ha proprio il pallino. Dimmi. Se c'è il pallino te le dà, giusto? Sì, sì. Non lo so, lo c'è so il pallino che... sopra, comunque te lo dice armamento potente, se no te lo dice leggendario. Comunque sì, me le dà perché Gambit l'ho fatto, me l'ha dato. Allora, mettiamo... estinzione, gioco di combinazioni. Quindi dobbiamo fare tre assalti. Che volete fare? Volete che volete mettere impeto o blackout? Meglio impeto, mi sa. 17 tagli. È che qua è pieno di becchiamo tutti i cani e cose. Meglio mettere impeto. Ci fanno male. Ricordatevi di correre. Io sto. Ma Black non c'è? Penso una decina. Vado. Allora, 17 di 20, poi se andiamo. Io sono 10 su 20. Cioè, ragazzi, non riesco a salire, a me non mi dà. Ma è una cazzata, nel senso che se vai su. Che dirti? Gambit dopo che ti manca una partita. Tocca ammazza a tutti. Tocca ammazza a tutti, sì. Fai le taglie lì. Nemici sconfitti. Oh, fammi correre. Le multi uccisioni. Ma che culo, potevamo far questo che c'è il Vex finale in questo assalto. Sto pensando, raga, sto cercando di fare l'incastro migliore per far sì che le taglie si incastrano con le attività che dobbiamo fare in modo da poter poi prendere anche la pietra miliare di Ikora che chiede 20 tagli da fare. E quindi sto pensando a fare il cala con l'arco, col pompa, queste cose qua. Perché mi mancano 10 taglie. Però ho le taglie da fare anche del ragno. Devo fare le taglie del ragno pure che mi dà, che mi servono... per prendere poi gli oggetti, per prendere poi la taglia, quella potente del ragno. Dovevamo fare anche la taglia del ragno, raga. Vabbè, la facciamo dopo. Impeto è quello senza regen, sì, è quello che ti ricarica l'energia quando corri. Quindi dai due colpi, poi corri, dai due colpi, poi corri. Questi sono buoni, Uccidiamo tutti. Sì. Sbaglio o è spawnata meno gente del solito? Perché è da 0%? Perché infatti si siamo a 0? Ah, perché inizia dopo. Ah sì? Questo non lo conta come... No, infatti questa parte la posso schippare. Ma dai, non lo sapevo. Non l'ho mai fatto a punti sto gala qua. Inizia quando prendiamo il prossimo. Oppala là! Eh? Mannaggia. C'è qualcuno con la storia che spinge. Campione, sì. Ah, neanche qui conta? No, da appena entriamo dentro. Lungo bu. Ma guarda che numero che fa, attenzione. Ormai abbiamo cambiato. Raga, io sono un po' indietro. Cosa? Bracca? Ma non avete preso lo stesso assalto? Perché non lo conta, non conta come assalto. Ah. Infatti, sì, non abbiamo portato queste molte uccisioni. Sì. Davvero. Beh, chissà che sei a fa. Uccisioni 1.
Assalti. Quindi l'abbiamo fatto per niente. No, l'hai paglia. Fatto per il Vex. Però anche questo c'ha il Vex. Lì dal tuo centro dati, non hai consigli su come abbattere uno scudo energetico? Cazzo, che botte male. Comincia la contà. Strutture Vex circostanti. Sì, sì. Ma mi dà ancora 0%. Sì, ho capito, ma vabbè, sparagli. Guardiano a terra. Ah, ecco 2-6. Attenzione a sti due qua sotto che sono abbastanza stronzi. Colgo lo scudo a Minotauro. Venizione fa quanto schifo. No, questo si avvuota qua sotto. Così non li ucciderò mai. Guardiano a terra. Andiamo. Le zanzare, tatatarata. C'è una pozza qui dietro, raga, per chi vuole. Ah, perché c'è impeto, no, giusto? Ricordatevi di correre, eh. Guarda, l'ho levato. Che cos'è? Aia, sto meno da qua a sinistra. Oh, porca miseria, mi ha shottato. Ma che l'hai messa a vuoto? No, no, sempre solare. Sempre solare. Ci stanno due qua sotto, raga. Se ci avete lo scudo d'arco li buttiamo giù al volo. Manca guarda. Uno laggiù, raga, lo spawn. Merda. Li faccio io, andate avanti, andate avanti. Ok. Mille punti. Ahia. Cosa mai starà cercando la legione rossa? Sta solo 11.000, raga. Secondo le comunicazioni radio, vogliono costruire più armi. Tutto il bordello arriva adesso. Aspetta, raga, ci dà. Oh, c'è l'evento, ricarica. Buono. Buono, buono. Dietro. Qua l'hai fatta, da? Ma perché? Sì. Tanto tempo dopo si rifà. Guardiano a terra! Ah, mi sono dimenticato sto cavolo di impeto. Lo dimentico sempre. Pochino, raga, 14.000 ancora. Qua ci stanno un po' di nemici, raga. Qui dobbiamo fare il bot, usate le super. Pure per la strada, dico, ce ne stanno parecchi. Non andiamo dietro alla fine. Pure qua, li faccio io questi. Vado sulla sinistra, porca. Urca, quanti so. Ci hanno ricercato. Dove? Nella sala. A sinistra sono buono, fallo, fallo. Ok. Oh, ma dato un engramma. Vabbè. No, vaffanculo. No. Cosa, distruggiamo ste navi? Ci dà parecchio? Le navi mi sa di no. Stava shotta. Io faccio i minotauri. Porco cane, sono caduto. Madonna, un colosso, tutto lo scudo, ma shottato. Dov'è il colosso? Ecco. Ah, ma è arco.
togliergli lo scudo. Lo scudo non gira più grosso. Però più safe, sì, no, vada. E guarda, guarda il Minotauro ci pusha. Madonna, che cattiveria. Dietreggia. 7 minuti. Pochi punti. Pochi punti, pochi. Vabbè, ci stanno pochi nemici, oh. Dark, quello lo scudo, servono. Qua dovresti fare? Minotauro qua fuori. Ah, poi, la levato, la levato. Faccio io. Morto, fatto. Oh, aspetta. Devo fare molte uccisioni. Anch'io. Non so quando fa la super. Minotauro qua, vuoto, Minotauro vuoto. Dov'è, dov'è, dov'è? Eccolo. Qua, qua, dove sto io? Dai. Vale, vado. Altro ufficiale sotto. Sta pushando. Dietro, ragazzi, è rimasto un bel po', puliamo. Qualcuno va davanti. Solare, c'è tutti i problemi a solare. No. Ah, c'è del simulatore, ok. A destra pure un altro. Attiva, attiva, attiva. 34.000. È grande di nemici, quindi ce la possiamo fare. Facciamoci attenti qua. Qua faccio una pozza. Venite qua. Vedete? No, c'ho le spade. Niente. Tutta la. Ci penso io. Niente, la tattica per il boss è andata a farsi fottere, raga, sappiatelo. Raga, state safe. Oh, per me. Duca. Arma cinetica. Servono gli archi, raga, che arrivano le arpi a sinistra. Levato a tutti l'arco. Sono pure quasi morti tutti. Sì, là basta che ne colpisci una. Sì, infatti. Ok. Sì. Io vi saluto. Buonanotte. Ciao Ede, buonanotte. Ciao Ede, buonanotte. Non posso, siamo nel cala la notte, raga. Non c'ho nemmeno pesanti. Ma io ce n'ho una. Ma si riprende vita quella litra? Non so. C'è bisogno di andare fuori. Sì, li sto togliendo io. A me si sta teletrasportando il sistema. Niente, andiamo, sono spariti. Sono spariti tutti così a fare. Ah, 50.000, ce la possiamo fare. Io non ho niente sfasato. Non hai le tarde. Però non dobbiamo shottare il boss. No. Ma che sta succedendo, raga? Perché questi non prendono danno? Raga, infatti perché. Dai, è crashato. Quello io ho finito. Ritorno in orbita. Errore chitarra. Grazie Bungie. Lo facciamo dopo il calappunti, raga. Sì, andiamoci nella città sognante. Non è per niente, è solo per. Lascialo perdere il calappunti, ti fa perdere un po'. Un botte di tempo. Andiamoci in The Dreaming City. Ho preso corso d'Italia, ma flauto. Annaggia.
Dunque, io devo fare le taglie, raga. Devo fare 10 taglie. Per Igora. Facciamo un gambit. La città ci stanno. Dai, andiamo sulla città intanto a fare quelle che... 4, 7 ne so. 8 con quella delle sfide giornaliere. Let's go. Let's go. Dunque, da Petra io devo fare... Allora... Il pozzo. Prima questo è quello pozzo. Nuovo, vero? Questo che lo dobbiamo fare tutti pure. Gli eventi pubblici e il pozzo li facciamo insieme. Le pattuglie adesso le facciamo, gli obiettivi nascosti, dobbiamo fare quella roba lì di saltare in giro. Non prendo sta armamento potente, che dite? Io l'ho preso, ha dato un cavolo come al solito, quindi... Buone. Gambe. Guarda quanto lavora, quanto è lento. 41. Si vola. Ho buttato proprio fuori dalla squadra. Si vola. Questa roba delle pietre però, cioè, togliermi 3 pietre miliari sullo stregone, cioè, io non ho parole, raga, cioè, la Bungie prima di venerdì deve sistemare sta roba perché, cioè, non è possibile. Cioè, ci desse in cambio 3 engrammi Chelsea. No? Mi sembra... Almeno a te droppa a 3.41, a me continua a droppare allo stesso livello mio. Cioè che devo fare? Così non salirò mai. Come va? Il red lo faccio con sto cazzo. Ma vi siete uniti a noi? A me? Ok. Sì. Preso anche te? No, t'ho visto morire però. Perché non andate con la moto? È divertente, sono lì apposta. Ecco, perché andare con la moto se puoi morire senza moto? Ciao. Niente, il team, sono lì, ancora non funziona. È ancora out il team? No, sembra che sarà là, sono ancora out. Vedete l'applicazione. Ah, qui c'è, ci sono i cerchi attivi, raga. Volete prendere la doppia cassa qui all'entrata del pozzo? Sì, almeno ci facciamo pure quella, quella taglia, no? Le segreti. Aspettate che questa è la salsa. Porca troia. No, non ho fatto la fine. Uno è qua, uno è qua. Posso scappare dietro. E l'altro è dietro dall'altra parte del portale. L'altro è qua. Come vedete ragazzi, ogni tanto si attivano queste cose sulla città sognante, segreti, segretini, questo è uno di questi, ci sono queste tre. Le pietre che sono illuminate, vedete che adesso sono illuminate. A volte sono spente, quando vedete invece che c'è il cerchiolino acceso, vuol dire che sono usabili. Beh, per attivarle se basterà semplicemente stare con tre giocatori, uno su un punto, uno sull'altro, uno sull'altro. Per poter far spawnare un boss che vi ricompenserà con due casse. Non una ma ben due. Adesso lo facciamo. Vai Bud, tu mettiti a quella al centro. Mettiti nel cerchiolino qua. Qua va, qua sta qua, sta qua. Ti lancio la granata? O lo vedi? È là, bravissimo. Ma il boss... È uscito? Sì, sì, sta qua. Paradiso l'erte. Ah, l'avete già shottato? Mazza, raga. Sì. Fabio, il simulatore gli ha fatto un male. Di tipo la super, raga. Le casse? Ma sta roba che è sta cosa? Ah, ce l'ha dato direttamente, non ci ha fatto aprire le casse, ok. Un piccolo dono. Perfetto. Un piccolo dono, il cannello a minuto.
Ci dà solo le casse. Prima dava le casse, apriva due casse. Adesso evidentemente l'hanno tolto. Si dà direttamente la ricompensa. Niente di che, eh. Però. Che cosa? Il gattino sta qua sotto. Ah, sta là, allora si vengono. Dov'è? Vengo pure io a prendere un gattino, dai. Anzi no, lo metto col cacciatore. Questo me lo posso tenere, uno dove fa parte dell'impresa. Scende. Incarichi. Dove sei? Incarichi. Ma è vicino? No, mi vedo. Guarda sta testa qua sotto, da qualche parte, non ho ricordato dove. Qua, qua. Come va? Miau. Grazie Luca. Grazie. Dove? Non lo so, da qualche parte. Dai. Brava. Eccolo. Qua. Dai ancora. Ho 300 ripicche della tigre. Maledizio. Devo fare l'uccisione ancora. Senti, uccisione. Io faccio il... Erano gli unici che mi mancavano quel titano. No, manca solo il casco. Io ho fatto il trasferimento rapido. Dove? A volte si bugga, sto è all'unico punto, beh. Sì, infatti. No. Che domande. Ma bisogna fare dopo anche gli assalti normali? O li conta questi come assalti normali? Dunque, andiamo al pozzo. Perché non dovrebbe contarli? Cosa c'è scritto? C'ho la super, raga. C'ho la giù. No, non raga, abbiamo una stessa sottoclasse insieme. Io c'ho arco. Io c'ho fuoco. Io ho fuoco. Allora a te vale, non te la dà. No, sì, no? Sì, te la dà. Guardiano a terra. No, basta che due. Due della squadra. Quella di prima non ce l'ha data, scusami. Perché quello non era un... Siamo morti tutti e tre o sbaglio? O è da prima che stai facendo? No, mi sto quello bene. Con la spada, scusami. Ma che hanno ste trappole? Raga, cosa stiamo facendo? Perché non ci dà gli assalti? Perché prima quello non l'avevamo attivato dall'avanguardia, non era un assalto... Il primo Vex, ma il secondo... Quello con la... il ninja lì, come cazzo... Exodus. È vero, con quello dei caduti. Varix. Vediamo se me lo conta. Uno l'abbiamo fatto, infatti. A te da uno? A me da zero. Mamma mia, questa storia tutto fumante. Vediamo un po'. Non lo so, provo a cambiarla. Anche a me da uno. Ma scusa, queste sono missioni eroica del giorno? No. Siamo in tre, raga. No, queste sono assalti. No, c'è anche tempesta. È da 0 su 3. 2. E sotto cassa avevi prima? Ah, ma io sono pirla. Io sono d'arco adesso. Ah, tu intanto attiva, che tanto la gente arriva. Ok, mi rimetto d'arco allora. Sono sempre stato d'arco io. Ma allora anche Sandro deve mettere d'arco. Tutti e tre dobbiamo avere lo stesso... Non ti va? Ah, non arriva. Ma tanto non è che... Quando lo metti di adatto? Per resta. No, tanto però non è neanche che sono ora. E non te lo davo, Laura? No, devo fare le pattuglie. Ha dato un obiettivo nascosto con sta cagatina che abbiamo fatto? Sì. 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 Il secondo, quello là da pedra, che poi copre a prendere la cassa. Non volevo usare la cosa, però. L'ho fatto per... Palle. Ma che hai fatto? Livello 2? Ma sei un pazzo, sei. C'è il telesto che facciamo al volo. No. Infatti ho detto... c'ha nessuno. Scusa, ma vale tu prima. Ma il problema non è farli, raga. Il problema è fare il boss. In 3. Ma, però così non riusciamo a farle multi kill. Come no, scusa. Non lo so, per devi fare più di una kill. Adesso facciamo al volo. No, ti dice di fare le multi kill. Siamo 5, raga, già. Siamo 5. Buona. Ma se sono sgruppati è difficile che andrò a fumare. Adesso ne è ucciso. Sì, una bomba nuova così a buffo. Sì, tipo i coltellini sono più comodi, capito? No, pure l'arco. Secondo che metto io. No, va bene.
No, no, la lama. Questa roba. Qualcuno che vada su C? Okay. Ando io. Massacro. Sono mi shot. Ho molta paura per questa run del pozzo, raga. Dovevi fare un leggero livello 1 per iniziare. Hai chiesto troppo. Speriamo che sti qua facciano entrare qualcuno. Le santi piene, me le tengo. Fa vedere a quanto stanno. No, anzi. Ho gruppati. Grazie. 5-14. 5-22. Cazzo, non volevo fare la fine. Oh, mi metto i martelli con il punto di fusione. Sì. Io metto la puzza. E mi metto i martelli con il punto di fusione. Certo che cosa c'è un terrestre veramente c'è niente a farlo. Se arriva il team lo metto io. Ma come immune? C'è la torretta lì. Qui sapete cosa c'era in nell'anno 1. Che avevi questa di anno 1. Gram eccelso. Oh. Sì, prendevi la cassa, la ricompensa. Mm-hmm. Era ora. Sì, si riprendeva la ricompensa. Guarda il servo come scappa. Ma sì, lascialo scappare. No, lo voglio. Figati. Sto rincorrendo. Niente, è scappato, l'ha fatta franca. Vedipi. Rieccolo, rieccolo, rieccolo. Guardalo! Ciao. Era ora, oh. Sigo. Raga, spawno qua. Niente qua. Altro servo. Armonia ce l'ho io. Ho ricercato, eh? No, no. Ci avevano ricercato lì? No, 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 era per il calo. Guardiano a terra. Abbiamo smaldato adesso. Perché devo andare un attimo in torre, c'ho l'amministratrice piena, cazzo. Occhio con l'amministratrice piena. Sì. Sì, a me l'ha dato Black. Penso sempre a me. Scusa Sam, devi portare un secondo intorno. Devo togliere quel cazzo di shader. Io li ho messi tutti nella scorta. Ma elimino di quanto. Ah, io ho messo solo quelli viola nella scorta. Oh, mi spingono. Oh, ho preso pure Apo. Morso d'arsenico, appena preso. E le altre? Vediamo un po' se ce l'ha contate. Ma Apo è vivo, non sanno più. Apo si era mutato dopo io che... l'ho notato pure io. No, sono eroi di tanto l'hanno dato pure io che l'hanno droppato parecchi, quindi mi sa che era troppo accato che non lo potevi trattare. Ma io non ero capito intorno, non so. Ma io... i perchi sembrano più sicuri. Furia, hanno dato la ricerca, questa esplosiva, aia. Una su tre messa esplosiva, non male. Perché l'abbia fatta prima? L'abbia fatta quella del corrore, non penso.
Vai che c'avete il danno esagerato. Conserva a sinistra se chi c'è qualcuno che c'è l'armonia. Armonia a destra. Non farà quello dell'altra settimana. Che te lo tieni? Tagli. Ma perché mi dai immune? Ci sta. Ah. Muoio. Engramma esotico. Engramma esotico. Ah, che ah mi ha dato la spada. Artiglio nero. Chi è che ha preso l'esotico? Sandro. Al 5-3. Dunque, raga. La gente col palestra in grigio. Ma questa a sinistra prima. Vuoi l'account per... Destra, bu? Destra, destra. No, fanno a sinistra. Andiamo a sinistra, andiamo a sinistra, bu. Sinistra, sinistra, sinistra. Decidetevi. Guarda dove ha messo la spada. Da non credere. Possiamo andare, Sato. Ma guarda che bella però la spada. Se intanto si è troppo perfetto, guardiamo. Guarda. Ma che è quasi giù, eh? Chi l'ha presa? Chi l'ha presa? Chi l'ha presa? Giù. Vai, danno. Vede l'armonia. Spara pure. Spara, puoi sparare contro la spada. Questa spada. Buono, buon danno. Vai, andiamo di là. No, fammi arrivare, dai. Merda, l'ho sprecata tutta, ma ha fatto sempre volà. Mannaggia. Vai raga, è fatto. Vede la pozza lì. Bello il punto. No! Cosa ne facciamo, raga? Una partita. Guardate con il mozzare. Se andate con il mozzare, se non c'è. Bella, raga. Bravi. Mamma mia, che cattiveria. In 5 l'abbiamo fatto. GG. Quindi ci ha dato un evento pubblico. Ci ha dato un 20%. Ok. Forza, forza. Figa la spada, non la provo. Non so se ce l'ho a livello 2, controllo. Sì. Ce l'ho io. Fatto, fatto. Ce l'ho.
questo pozzo si sta funzionando il team, ma che volte me lo metto. Preparati. Niente. Una ruba nell'altra. Stasera però ce l'ho apposta. Ma spettacolo. Ci sono. Maledetto, tu e il Telesto, mannaggia. Con chi ce l'hai, Avo? Andrò giù, lo temo col Telesto, ci credi di essere Dio. Quando li becco mai tutti raggruppati su una vera, su una no. Bella super. Guardiano a terra. Dartek, come cazzo ci sei arrivato qua? Niente, uccide quello stronzo là. Stava a far girare palle. Super. Palestra, che gioca fa col palestra? E senza mani. Comunque il punto di fusione, la pozza e la manata dello stregone è scioglie, raga. Scioglie. Questo va al Vex alla fine comunque, vale. Pure sì. Un engramma normale. In 50 secondi, siamo un po' lenti. Servo, lo vedete? Ok, no, niente. Ucciso. Ciao, super qua. Ma c'è nulla, no? No, c'è. Siamo tutti un po' presi dalle nostre attività. Al 3, raga, io prendo quello al centro. Come è fatta a morire nella pozza, da? Sposo un cosetto. Grazie per avermi rianimato. L'ho preso! Vai di là, Sandro. No, merda, Sandro, perché sei entrato? Guarda gente qua, raga.
Dov'è l'armonia? Attivalo però. E poi perché sei uscito? Cosa? Non era davanti al fiordo, però come stava messo attivato. Vai buderone con sti martelli. Come eccelso. Ma ancora, quanti ne hai droppati oggi? È il primo questo oggi. Un eccelso e un esotico credo. Finito. Aio, muoio. Sono devastando. Ah. Perché mi ha dato una taglia degli assalti completata? Boh. Ma la quella delle super. Ci muoio quasi sempre. Anch'io, non so capire perché oggi c'era la taglia di completare le pattuglie. E mai che mi stiamo facendo le pattuglie, oh. No, però sto lì, c'era pure esterna all'assalto. Ah. No, ma è proprio quella dell'assalto, non la controllo. Sì, sì. E se mi conta, mi tocca pure uccisioni con l'acqua, lo faccio al volo. Sì, me l'ha contato quella dell'assalto. Ti sta contando, fa vedere, scusa, controllo anch'io. Gli archi però no, non me ne avevo fatti. Nemici sconfitte, pattuglie, multi uccisioni, boh. Attivo quella sotto. Multi uccisioni con le super mi ha contato. Ho cercato. L'avevo visto in engramma giallo, ho detto eccolo. C'era solo la luce della pozza. Sono io che faccio le luci. No, no, era in gramma blu però con la luce. Ah! Quello. Non lo davo, sono tutti andati. Come ti pare a me questo? Beh. Ah, hai visto? Ah, che sotto sommato non ci mettiamo tanto a fare. Facciamo a destra, destra, destra. Oh, non c'ho una cosa. Tre pompa, già? Cosa? Preso. Tre pompa. Per subito. Ah. Proviamo. Ma quale sia quella a destra, quella a destra. C'ha metà vita quella a destra. Ma tutte e due hanno metà vita. Ma come tutte e due? C'ho la super di qua, raga. A sinistra. Vai. Vado. Guarda, stai già a destra, no? No, c'è il cosetto dietro. Ok. Vai sull'altro. Senza pietà uno ha trovato, così, dal nulla. Posso prendermi la spray di luce. Bella, vai che faccio subito un'altra super. Girati. Però super dello stregone costa vuoto, lo blocco. Lo faccio rivenire verso di là. Sono caduto io sempre. Bella, raga, ammazza, oh, complimentoni per il danno. Essendo in 5 li devastiamo, sti qua. Molto male. Lavori pubblici. Lavori pubblici completato.
Potete aspettare a ucciderlo? Che mi faccio un po' di multi uccisioni poi con la super un attimo. Vabbè, ma c'è... dobbiamo fare un altro assalto, Sandro, no? No, io li ho fatti tutti. Ah no, tu... no, Black, vero. Vabbè, no, però me lo togliamo un attimo. Bene. Cari miei, se volete salutare, questo è il momento. Ciao, belli. Ciao. Buona serata. Ciao. Buona serata, bella. Buona serata, ciao, a tutti. Bella. Signori, per stasera mandatelo pure alla ci siamo. A che punto siamo arrivati? Beh, ho preso un po' di roba, abbiamo fatto un po' di cose. Siamo a buon punto, secondo me. 5.35. L'altro paese. Non è male. Pensavo che potesse andare molto peggio. Detto questo, siamo ancora con alcune taglie di pietra da fare, che faremo tra poi stasera e domani. Io domani sarò sul mio canale come sempre intorno a buon pranzo, più o meno così. Noi di Avria invece ci vediamo giovedì prossimo. Prossimo giovedì, prima del ride, che sarà venerdì. Io spero arrivare a giovedì con dei personaggi decenti per poter fare il ride. Chissà, questo solo gli dei dell'RNG di Destiny lo sapranno. Io vi auguro una buona serata, grazie della compagnia. Ci vediamo domani sul mio canale, se volete. Mi cercate ovunque come Giorno Gaming, su Twitch, su YouTube, su Facebook, su Instagram, dappertutto. A domani o a giovedì. Ciao ragazzi. Bella.